Allarghiamo ad altri ospiti la nostra discussione. Il talento si eredita, magari non sempre è così, e di certo però alle volte è una specie di vizio di famiglia. Ne parliamo con i nostri prossimi ospiti, perché sono con noi Fausto e Fabrizio Cigliano. Benvenuto. Grande maestro. Caro Patrizio, benvenuto. Buonasera, salve. Allora, Patrizio. Per il mitico. La faccio anch'io. Per il mitico maestro. Io mi siederò solo quando me lo consente il maestro. Grazie. Allora, Patrizio e Fausto Cigliano, diciamolo subito, non sono padre e figlio, ma zio e nipote. Sì. Nipote. Eh? Esatto. Che dici, Patrizio? Un tempo nipotino, eh. Un tempo nipotino, ora nipotone, perché quanti anni hai? Possiamo chiederla, Patrizio. Ma sì, certo, 37. Fausto, lo sappiamo tutti, è uno dei più apprezzati. Sono un settantenne. Settantenne, ecco. uno dei più grandi interpreti del grandioso patrimonio musicale napoletano. Ma tu con il Festival di Sanremo, Fausto, che rapporto hai? Ma io ci ho avuto il Festival di Sanremo di ora? In generale, con il Festival di Sanremo. Ma lo vedo sempre, perché non si può perdere, innanzitutto. Perché Sanremo è Sanremo. E poi, personalmente, ho scoperto nei giorni scorsi che ci sono stato per 5 volte, capito? Anche se non se n'è accorto quasi mai nessuno. Dal 59. Dal 59 in poi. È partito l'enciclopedia. È esordito il 59 con Nilla Pizzi. E ha chiuso, e tra l'altro, attenzione, nel 59, se ho letto bene da un'enciclopedia, la canzone Sempre con te, cantata con Nilla Pizzi, si classificò al sesto posto. Quindi, cioè, tu sei andato a vedere cosa hai cantato nel 59? Mi sono dovuto documentare. Vogliamo ricordare che... Avevo perso il conteggio, insomma, e anche in un certo senso la memoria. Va? Fausto ha cantato la più grande canzone della storia del Festival di Sanremo, E se domani, 1964. Posso dire che dopo ci sarà anche una sorpresa su questo, però non diciamo niente. Io a lui ho portato la sua biografia in cinese. No. Ma no. Tanto per sapere quanto sei famoso. Adesso dovresti fare la cortesia di leggergliela. Ma è cinese? Il cinese o è giapponese? No, è cinese. No, perché c'era un dubbio, Cina gliela ridata. Non si è riconosciuto. È difficile capire. Meraviglioso. Dice Fausto Cigliano, nato a Napoli il 15 febbraio 1937, esordito a Sanremo nel 59, tutto qui. Ha vinto il Festival di Napoli, non sarà chissà. Quella a sinistra è la fotografia. È una meraviglia questa. Fausto, come è iniziato questa fantastica carriera? Ma è iniziata per gioco, naturalmente, per certi versi, e comunque diciamo che è iniziata in famiglia, quando c'erano i balletti, vi parlo degli anni 51, 52, eccetera, che andavo ancora a scuola, io ero molto timido e l'unica cosa che riuscivo a fare era quello di cantare, però cantavo e mi accompagnavo, perché non suonavo ancora la chitarra, cantavo per esempio... Tani molcia così a non è cor, capito? E questo è stato il primo debutto, naturalmente a casa, e mi ricordo dal momento che ero timido qualche volta anche sotto una sedia coperta da una coperta. Poi successivamente, naturalmente, ascoltavo la radio molto, conoscevo tutti i cantanti napoletani e non, e anche poi successivamente americani, e poi a un certo punto, verso la fine della scuola, diciamo, della ragioneria che io facevo, l'ultimo anno fu inserito al Festival di Napoli del 56 come riassuntore assieme a altri tre chitarristi, Centi e Amedeo Pariante, e da quel momento in poi si è mosso un po' tutto. Perché la ragione era che la gente capiva meno le canzoni con l'orchestra, perché c'erano gli arrangiamenti. Quando noi uscimmo con le chitarre, il tutto era molto più semplice e quindi la formula fece successo. Capito? Invece Patrizio arriva dal teatro, una carriera piena di soddisfazione, anche di tanti riconoscimenti. Era un po', come dire, scritto in qualche modo, il destino
ti ha portato alla musica? Zio Fausto ti ha influenzato in questo? Beh sì, sicuramente. Io nella mia attività teatrale ho avuto la fortuna di fare un po' tutti i generi, quindi ho fatto diversi musical e quindi con il canto ho sempre avuto un rapporto molto stretto. Sicuramente il fatto di avere comunque un cantante di grandissimo livello in famiglia è stata una strada che... Come non subirne il fascino, insomma. Beh sì, sicuramente, insomma. Anzi, dirò di più, la mia prima recita su un palcoscenico, ero all'elementare, a scuola. Piccolo, io con la chitarra. Io cantavo e lui suonava la chitarra, io vestito da Pulcinella. Buongiorno al nostro uomo, Dario Salvatori, buongiorno. Buongiorno, Dario. Buongiorno a voi. Ciao, Dario. Vediamo che sei in ottima compagnia. Sì, ma devo dire che questa mattina siete riusciti a mettermi di cattivo umore molto presto, okay. Perché io mi ritengo un collezionista di materiale, raccoglitore di spazzatura di qualsiasi cosa sulla musica leggera. Saluto il maestro Fausto Cigliano. Io ho sottratto al maestro, con mezzi tutt'altro che leciti, il suo carteggio con Carlo Alberto Rossi, l'autore di Esse Domani, ma devo dire che Marino Bartoletti mi ha piantato un coltello nel cuore quando ha mostrato la biografia in cinese di Fausto Cigliano. Fino a questo grado di depravazione io non mi ero spinto, e devo dire che è una fiera contesa con Marino, ma lo batto ancora come collezionista di figurine dello spettacolo, almeno quello. Ah, sì, e portatemi la prossima volta, portate le figurine. Nel frattempo offriamo il nostro piccolo studio come palcoscenico a Fausto e Patrizio Cigliano, perché ci regalerete una perla contenuta proprio dall'album In Ordine Sparso, una versione a due voci, come anticipato poco fa, della straordinaria E se domani. Prego. No, non mi darà
verso il mio sé all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. Bravi! Dall'album In ordine sparso, Fausto e Patrizio Cigliano, grazie! Complimenti, bellissimo! E a questo punto entra in gioco lo storico. Allora, Marino, il caso vai. Di ricordare che fu eliminata questa canzone. Appunto, questa, ti alzavo questa palla. E se domani, insomma, è inutile dire quanto è bella questa canzone, è bellissima la vostra versione, non convinse la giuria di Sanremo 64. Apro una piccola parentesi e vorrei salutare Carlo Alberto Rossi, che immagino sia in ascolto. Ciao Alberto. E lo salutiamo con un grande applauso, il grande maestro. Allora, e poi dopo, insomma, sta canzone è poi diventata un, come si può dire, un sempreverde, un... Beh, secondo me resta la più bella canzone della storia di Sanremo. Mi sembra che proprio un anno fa venni qui, non so se Mario aveva calcolato che erano più di 1000 le canzoni di Sanremo o qualcosa del genere. Sì. Adesso però le elenchi tutte però, Adesso, sì. In ordine della seconda parte. In ordine alfabetico. E questa è indubbiamente, se non la più bella, una delle più belle. Mi dispiace che non venne capita a Sanremo e l'interpretazione era complementariamente straordinaria perché Fausto la fece bene, benissimo. Attenzione, io spero di averla fatta bene ma non l'ho mai più risentita, quindi non mi posso giudicare. Però c'ha un piccolo background, e se domani, perché fu cambiato l'arrangiamento in fase di festival già, perché quell'anno c'erano degli arrangiamenti molto duri, molto tosti, e allora la canzone era nata slow, cioè era nata così come poi l'ha fatta Mina successivamente. Il provino che abbiamo mandato era pianoforte e voce cantata a slow. Però ci fu una specie di panico nell'ordine della casa editrice, il maestro Ceragioli, che era bravissimo peraltro, e fecero un arrangiamento pensando, non dico pensando, ma sotto l'influenza di Ogni Volta, non so se vi ricordate, perché c'era anche la canzone Ogni Volta. Scritta da Roby Ferrante e cantata da Polanca. Da Polanca. Esatto. Morale della favola. La canzone cantata da Polanco si è classificata undicesima e se domani dodicesima. Pensate un po'. Pensa un po'. Allora... Cioè quella, la canzone che ci ha condizionato, ma che avrebbe dovuto essere praticamente uno slow, è rimasta attaccata a noi, insomma, va. Ascoltate, abbiamo altri due frammenti siamo da ieri qua, sera. Siamo qua al centro dello studio perché non possiamo non approfittare della presenza di Fausto non Cigliani. Approfittate, non approfittate. Ecco, che fa un regalo. Approfittiamo. Che fa un regalo a tutto il nostro pubblico e ci fa ascoltare... La città di Pulcinella. Fausto Cigliani. Fantastico. T'accompagno via via sulla teca sin amica e ti porti in te quartiere a do sole non si vede ma si vede tutto riesta e si arrava ne finestra si capisce com'è bella città e Pulcinella com'è bella la città e Pulcinella com'è bella la città e Pulcinella mi dispiace solamente che all'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per una mano che fa niente che non tenono coscienza che non tenono rispetto come fanno a pigliare suono quando è a sera d'intolietta 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 quando è a sera d'intolietta 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 quando è a sera d'intolietta mo da porta Margellina sembra che non tiene presso
versi cingrama di quando traffico permette che hai permesso tutte cose no perché ti ho diritto ma perché sei sempre fatta è soltanto per dispietto per dispietto per dispietto è soltanto per dispietto per dispietto per dispietto è soltanto per dispietto mi dispiace sulla mente che l'orgoglio che sta gente se mortifica ogni giorno e noi ci mettiamo a scuorno ma nessuno può fa niente ci succhiamo caramella come dolce come bella città e pure cenella come dolce come bella la città è bulacenella, com'è dolce, com'è bella, la città è bulacenella, e io che sono musicante, e mi sento fortunata, canta e sono, sono e canta, che sta bella serenata, e perché sono innamorata, forse perché ci sono nata, a veride com'è bella la città e pure cenella, com'è bella, com'è bella, la città e pure cenella, com'è bella, com'è bella, la città e pure cenella. Bravo, Cigliano! Grazie, 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 grazie. Riferirò. Grande. Grazie. Beh. Grazie. Andiamo a vedere il nostro televoto. Sanremo, il talento si eredita. Vediamo intanto come avete scelto da casa. No, nel 71% dei casi, ma insomma, giusto così, no? Giusto così. Che dici? Sì, Marino. Marino, ti vedo perplesso. No, sai, mio papà faceva il sarto, mio nonno faceva lo spazzino, quindi... hai detto tutto. No, il talento decisamente non si eredita. Posso?